Bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo semplice gilet. Praticamente, come è lavorato? Questo gilet, vi faccio vedere, è lavorato su un pannello per la parte dietro. Vedete? Un pannello appunto colonna. Mentre sui due davanti sono due semicerchi che si parte da sotto al braccio e si lavora in giri di andata e ritorno, fino ad arrivare alla vostra misura. Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto prima il pannello dietro, poi ho lavorato i due semicerchi fino ad arrivare alla stessa lunghezza del pannello. Io ad ogni davanti praticamente ho fatto 15 giri, quindi per ogni taglia in più dovrete fare due giri in più per pannello. Poi dipende molto anche dalla lunghezza. O meglio ancora se lo volete sovrapposto. Io no, lo volevo proprio così e quindi mi sono bastati quei miei 15 centimetri. Scusate, i 15 giri che mi corrisponde in questa parte a 25 centimetri per lato. Quindi voi valutate come lo volete. Cosa dirvi? È un progettino molto semplice, alla portata di tutte. Quindi ora vi faccio vedere come si procede e spero di avervi dato uno spunto creativo anche a voi e che possiate realizzare questo progettino. Io per quanto mi riguarda, per la mia misura e per il modellino che ho scelto io, che l'ho voluto anche un pochino corto perché arriva al punto vita, ho utilizzato 200 grammi di filato, ma ad ogni taglia in più dovete calcolare comunque un gomitolo in più. Nel tutorial io vi do tutte le indicazioni e i centimetri. Voi in base ai miei centimetri dovete aggiungere 2 centimetri in più in larghezza, 2 centimetri in più in altezza per ogni taglia in più. Per ogni taglia in meno ne toglierete 2 centimetri in altezza e 2 in larghezza. Quindi detto ciò, vi mando al tutorial e ci vediamo in un altro progettino. Eccoci qui al tutorial di questo semplice e simpatico gilet. Vi chiedo scusa se sentite qualche rumore, ma ci sono i lavori qui sotto casa, quindi è impossibile altrimenti stare con le finestre chiuse con questo caldo. Detto ciò, come vi dicevo, vi presento questo simpaticissimo gilet che è lavorato su due mezze lune, l'ho chiamate così, mezzi cerchi, e un pannello per la parte retro. Allora, per la parte retro è un pannello fatto con il punto colonna dove ho fatto degli aumenti nella parte inferiore. E i due davanti sono due semicerchi. Io ho fatto uno schemino che poi vi lascio comunque in descrizione, cioè nella community e anche nel, ecco, me lo metto così, e anche nella mia pagina. Praticamente il pannello dietro, ho preso la misura delle mie spalle, che è di 46 centimetri, quindi ho avviato un tot di catenelle rispettando il multiplo di 4 per arrivare ai miei centimetri e ho lavorato in giri di andata e ritorno facendo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle per tutto il pezzo. Arrivato ad un certo punto ho deciso di fare qualche aumento per ammorbidire verso la parte del punto vita, mentre sul davanti ho fatto questi due semicerchi, dove la parte, diciamo, a metà mi corrisponde a 25 centimetri sulla parte sinistra, 25 sulla parte destra. Quindi questi 25 centimetri per me equivalgono a 15 giri. Per ogni taglia in più, facendo riferimento a questi centimetri che vi sto dando io, dovete aggiungere 2 centimetri in più, sia sui due davanti che sul dietro. E comunque, se vogliamo fare riferimento anche ai giri, io ho fatto 15 giri, quindi ad ogni taglia in più aggiungerete 2 giri in più. Quindi in questo modo definirete la vostra misura. Quindi detto ciò, io come vedete il progetto è terminato, ve lo faccio vedere su un campione. Io per questo progettino ho utilizzato 200 grammi di filato Demetra, che è un misto cotone, cioè lana e cotone. Io vi dico la composizione, eccola qui, 45% lana,
45% cotone e 10% alpaca. Ogni gomitolo è da 50 grammi e ci sono 150 metri. L'uncinetto, la casa ci consiglia l'uncinetto del 4. Io ho utilizzato infatti l'uncinetto del numero 4, ma voi provate sempre con la vostra mano. E come vi dicevo, questo filato io l'ho acquistato sul sito www.merceriaflavia.it. Ci sono tre tonalità di colore: questo color corda, poi c'è un colore arborio e poi c'è un color grigio. Quindi vi lascio poi sotto al tutorial i link diretti al filato. Quindi io ne ho utilizzati 200 grammi con l'uncinetto numero 4. Adesso io lavoro su un campione. La parte dietro vi faccio vedere, ma è semplicissima. Avvierò delle catenelle che mi corrispondono comunque al multiplo di 4. Allora, fatte le vostre catenelle, fate due catenelle aggiuntive e rientrate nella terza dall'uncinetto facendo una maglia alta. E questa è la prima maglia alta. Poi fate una seconda maglia alta, 2 catenelle, saltate 2 catenelle di base e nella terza ripetete maglia alta e nella successiva maglia alta. Questo è per la parte, per il pannello dietro. 2 catenelle, saltate 2 punti, andate nei successivi e fate 2 maglie alte. Una e due. E così via. Dopodiché farete 2 catenelle, voltate il lavoro, rientrate alla base. E questa è sempre la prima maglia alta e andate avanti in questo modo, lavorando le maglie alte sulle maglie alte e le catenelle sulle catenelle. Poi 2 catenelle, maglia alta e maglia alta, 2 catenelle. E lavorate le ultime 2 maglie alte, una e due. Quindi andate avanti in questo modo. Poi, ad un certo punto, se voi volete allargare il pezzo e ammorbidirlo verso la parte dei fianchi o al punto vita, cosa fate? Lavorate sempre punto su punto. Io l'aumento l'ho fatto in questo modo. Ho lavorato diciamo 2 strisce con le 2 maglie alte e una con l'aumento, 2 strisce con le maglie alte e una con l'aumento. Quindi voi decidete se volete fare un aumento ogni 3 strisce oppure, come ho fatto io, ogni 2, e lo farete in questo modo. Farete 2 catenelle sempre, poi magari lavorate la prima maglia alta e nella successiva farete l'aumento, quindi nella stessa maglia lavorate 2 maglie alte, così. Poi 2 catenelle e rilavorate le successive 2 maglie alte in questo modo. Poi voltate, rilavorate le 2 maglie alte, una e due, 2 catenelle e lavorate le 3 maglie alte perché avevamo fatto l'aumento. Quindi una, quindi due e tre, 2 catenelle e le 2 maglie alte successive. Quindi in questo modo si fa l'aumento. Vedete, io sono arrivata ad avere semplicemente 4 maglie alte. Proprio l'ho fatto negli ultimi giri. Quindi per il dietro è molto semplice. Il pannello è un pannello, quindi realizzato con questo punto.
Adesso vi faccio vedere come si fanno i mezzi cerchi praticamente. E vi faccio in che modo. Per i semicerchi si lavora in questo modo. Si fanno 6 catenelle, quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima. Ci alziamo con 3 catenelle, una, due e tre. Poi rientriamo e facciamo un gruppetto di 3 maglie alte, quindi la prima è sostituita dalle 3 catenelle, la seconda e la terza. 2 catenelle, rientriamo, una, due e tre. 2 catenelle, rientriamo. Altre 3 maglie alte. Dobbiamo avere 5 gruppetti di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. Quindi 2 catenelle. Adesso ne abbiamo 1, 2, 3, ne dobbiamo fare altri 2. Quindi maglia alta, nascondete anche la codina e maglia alta. 2 catenelle, dobbiamo fare l'ultimo, quindi rientriamo, maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta. In questo caso dovremmo chiudere, ma noi non chiudiamo, facciamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro, rientriamo alla base. E facciamo la maglia alta. Questa è la nostra prima maglia alta, quindi ad inizio e fine giro non si fanno aumenti. Poi lavoriamo la seconda e poi lavoriamo la terza. E qui facciamo il primo aumento, quindi 2 maglie nella stessa maglia di base. 2 catenelle. Nella prima facciamo l'aumento, quindi maglia alta. Rientriamo, maglia alta. Poi lavoriamo la maglia singola e nell'ultima la maglia alta e una seconda maglia alta, quindi si fa l'aumento sulla prima e sull'ultima maglia. 2 catenelle e facciamo anche qui l'aumento sulla prima e sull'ultima maglia, quindi rientriamo una seconda maglia alta. Lavoriamo quella centrale e nell'ultima ripetiamo l'aumento. Maglia alta e maglia alta. Quindi andate avanti in questo modo fino a fine giro. Siamo arrivati a fine giro, abbiamo fatto l'aumento sull'ultima maglia del gruppetto, del penultimo gruppetto, 2 catenelle. Adesso sulla prima dell'ultimo facciamo l'aumento, quindi maglia alta. E maglia alta e poi lavoriamo le ultime due come si presentano, quindi maglia alta singola, maglia alta singola, 2 catenelle, voltiamo il lavoro, rientriamo alla base ed è sempre la prima maglia alta. Poi lavoriamo le maglie come si presentano. E nell'ultima ripetiamo l'aumento. Quindi maglia alta, rientriamo, maglia alta. 2 catenelle e lavoriamo l'aumento sulla prima maglia alta dello spicchio successivo. Quindi maglia alta e maglia alta. Poi lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi punto su punto. Così. Mi tiro un po' di filo, punto su punto. Nell'ultima rilavoriamo l'aumento, quindi maglia alta, rientriamo e maglia alta. Quindi in questo spicchio abbiamo 5 maglie alte, in tutti gli altri spicchi abbiamo 7 maglie alte. Nell'ultimo 5, quindi ci vediamo a fine giro.
siamo arrivati all'ultimo spicchio, facciamo l'aumento sulla prima, quindi maglia alta, rientriamo e maglia alta, poi lavoriamo le maglie come si presentano senza più fare aumenti, quindi punto su punto, e nell'ultima 2 catenelle, voltiamo il lavoro e maglia alta. Questa è la nostra prima maglia alta, quindi lavoriamo punto su punto e ripetiamo l'aumento sull'ultimo spicchio, cioè sull'ultima maglia, scusate. Quindi sull'ultima ripetiamo l'aumento. Una e due, 2 catenelle, poi aumento sulla prima, quindi maglia alta e maglia alta, lavoriamo le maglie come si presentano facendo l'aumento sull'ultima, 2 catenelle, facciamo l'aumento sulla prima, lavoriamo le maglie come si presentano, aumento sull'ultima e così via. Quindi io nel mio caso sono arrivata, adesso ve lo dico, ad avere praticamente, prima di chiudere il rombo, ad avere 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 maglie alte. Arrivata ad avere 15 maglie alte, ho iniziato a chiudere il rombo e ad allargare con il punto rete. Quindi io adesso vado avanti qualche giro e poi vi faccio vedere come sono andata avanti con il punto rete. Allora, come vi dicevo, per quanto mi riguarda, io ho fatto 15 giri totali e il rombo sono arrivata ad avere 15 maglie alte per poi iniziare a chiudere il rombo. Per ogni taglia in più, come vi dicevo nella presentazione, farete 2 giri in più. Quindi facendo 2 giri in più per ogni taglia in più farete anziché 15 maglie alte, ne avrete poi 17 nel successivo giro, nel giro numero 16. Nel giro numero 17 ne avrete 19 e così via. Quindi dovete aumentare queste maglie come ho fatto io. Io ripeto, le ho portate ad averne 15 prima di chiudere il rombo. Voi, a seconda della taglia che avete, avrete un numero diverso. Quindi io ne ho 15, una taglia in più ne avrete 19, perché ad ogni taglia in più 2 giri in più. Io adesso sul campioncino è piccolino, però vi faccio vedere come si fa a chiudere il rombo e ad aprire questo punto rete. Quindi inizio e fine giro non vanno mai toccati. Quindi ci alziamo sempre con 2 catenelle, voltiamo il lavoro, rientriamo alla base e facciamo la maglia alta. Poi lavoriamo le maglie come si presentano, in questo modo. Quindi lavoriamo la penultima maglia. Poi facciamo una catenella, saltiamo questa, andiamo nell'archetto di 2 e facciamo la maglia alta. Una catenella, saltiamo questa, andiamo nella successiva e facciamo la maglia alta. Se eventualmente voi vedete che con una catenella vi tira un pochino, nessun problema, anziché fare una catenella ne farete due, farete in questo modo. Quindi 2 catenelle, maglia alta nell'archetto, 2 catenelle, saltiamo la prima, andiamo nella successiva e lavoriamo la maglia alta. Quindi 2, quindi lavorando le maglie come si presentano, così. Lavoriamo la penultima. Facciamo 2 catenelle, maglia alta nell'archetto, 2 catenelle,
saltiamo la maglia, andiamo nella successiva. Quindi dovete ripetere questo per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro, facciamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro, rientriamo sempre maglia alta, lavoriamo le maglie come si presentano, lavoriamo la penultima maglia, quindi questa, poi 1, 2 e 3 catenelle e maglia alta nel primo archetto, poi 1, 2 catenelle, maglia alta nell'archetto successivo, poi 1, 2, 3 catenelle, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia successiva e lavoriamo tutte le maglie come si presentano fino ad arrivare alla penultima. Quindi siamo arrivati alla penultima, 1, 2, 3 catenelle, maglia alta nell'archetto, 1, 2 catenelle, maglia alta nell'archetto, 1, 2, 3 catenelle, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e ripetiamo questo per tutto il giro. Quindi ci rivediamo a fine giro. Quindi, come vedete, andando avanti si allarga il semicerchio. Una volta che abbiamo terminato e siamo arrivate lavorando nello stesso modo come vi ho fatto vedere adesso e chiudendo i rombi, andrete avanti con il punto rete, che a me è bastato avere archetti di 3 catenelle, però se voi avete bisogno potete fare archetti di 4 catenelle, di 5 catenelle, non importa. Adesso io vi faccio vedere come ho fatto per diciamo portare questa parte regolare. Vedete, qui c'è la cucitura, quindi come ho fatto per dare la linea dritta e farla combaciare con il pannello dietro. Ho fatto in questo modo. Una volta terminato il pannello, il semicerchio, ho fatto una catenella, sono rientrata e ad ogni asticina ho fatto 2 maglie alte, quindi questa la sostituiamo con 3 catenelle, poi rientriamo una seconda maglia alta, un'asticina successiva 2 maglie alte, quindi per ogni maglia alta che noi abbiamo di traverso faremo 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi in questo caso giocheremo con le maglie alte e le maglie altissime. Poi asticina successiva, maglia alta e una seconda maglia alta, asticina successiva, maglia alta e maglia alta, poi maglia alta e maglia alta. Qui faremo 2 volte il filo sull'uncinetto, quindi usciamo da 2, usciamo da 2, usciamo da 2, 2 giri, 2 volte sull'uncinetto, usciamo da 2, usciamo da 2, usciamo da 2, asticina, maglia alta e maglia alta. Quindi per ogni maglia alta faremo 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e fate questo fino a fine giro. Come potete vedere, in questo modo abbiamo pareggiato la parte che andrà cucita con il pannello retro e questa parte, diciamo così, come avete visto, del semicerchio col seno non vi dà quell'effetto, come dire, un po' particolare. Quindi dovete fare la stessa cosa per entrambe le parti, dopodiché mettete il pezzo
Lo fate combaciare bene, lasciate il vostro scalfo e i restanti centimetri li andrete a cucire. Dopodiché io, almeno nel mio, ho ricreato ad un certo punto tre ventaglietti perché volevo mettere tre bottoncini, ma poi ci ho ripensato e quindi li ho lasciati lo stesso, ma ho fatto due catenelle come chiusura e non ho messo nessun bottone. Quindi dovrete fare la stessa cosa per ambo le parti. Adesso vi dico anche quanti centimetri ho cucito io sulle spalle e vi lascio il mio disegnino in modo tale che vi potete regolare. Allora, io sulle spalle ho cucito per 8 centimetri e una volta che ho cucito, poi ho fatto semplicemente due giri di punto basso tutto intorno. Dalla parte inferiore sono risalita e sono scesa dall'altro lato. Quindi, come vedete, non è un progetto così difficile da realizzare. Quindi spero che vi piaccia, che io vi abbia dato uno spunto creativo per crearvi un qualcosina di particolare. Vi lascio in descrizione tutti i link di riferimento e inoltre vi ricordo che sul sito dove acquisto io, che vi ho detto prima, sul www.merceriaflavia.it c'è una promozione sempre attiva. In che cosa consiste? Nell'accumulo dei punti. Quindi ad ogni 10 euro d'acquisto avrete un punto. Al raggiungimento di 10 punti avrete o 5 euro di sconto sul successivo ordine, oppure una spesa di spedizione gratuita. E per chi mi segue e fa il suo primo acquisto nella merceria, basta lo comunica a Flavia e avrete il 5% di sconto sul vostro ordine. Quindi, detto ciò, vi lascio tutti i link di riferimento sotto al tutorial e noi ci vediamo in un successivo progettino. Buona giornata a tutte e grazie a tutti voi che mi avete seguita.